Ciao a tutti ragazzi di Samaden e benvenuti nella 798esima puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora, magari taglio i cristalli un pochettino. Allora, ieri ce l'avamo lasciati qui, non mi ricordo assolutamente più niente. Zero, proprio non mi ricordo neanche in che paese sono. Però so che uscire di qui ora ci sarà un pochino, magari da giamminare. Non sembra più di tanto. Beh, cerco che rumore. Ok, dai, ci siamo anche riusciti abbastanza alla svelta. Abbiamo avuto il verde, non abbiamo dovuto bloccare di corsie. Buono, buono. E niente, webcam perché vi sto registrando al mattino questo video. Magari se mettiamo anche un po' di sfumatore potrebbe aiutarci. Pori Express. Allora, dobbiamo fare... Ah, è quel viaggio là che dovevamo finire. Pesce fresco al negozio là. Ma viene verde o questo qui... Ma si è fatto... Ho aspettato qua. Forse perché qui non ci stavo, effettivamente. Perché non mi sembrava ci fossero macchine davanti a lui. Mi sembra quanto di sta registrando a 60 fps, ma probabilmente mi sbaglio. Ora i valo e torniamo giù in autostrada giù, poi torniamo su come carta geografica. Ma cosa posso raccontare di bello? Niente, non mi viene in mente niente. No, brutto lì tagliato così, potevano fare un pochino più bello tipo di qua. Perché, cioè, la faccia sta in strada oggi. Anche di lì non è tanto bello, però. Allora, gasolio. Sì, allora, sto a fare qui. Mi dovrebbe dire. Quello lì mi fa passare. Mi dovrebbe dire quanta strada faccio. 1374 km. Una volta sono arrivato su... Ma no, non era di lì, no, sì, era qui. Sono arrivato qui, ero un pochino spedito, avrò fatto gli 80, allora sono arrivato lì, tipo dove sto uscendo... Quel pullman verde e quell'incrocio lì che avevamo sulla sinistra. Uno non mi ha dato la precedenza, c'avevo il Volvo, l'ho lanciato via. Ancora lì, la clip, che devo mettere poi tutte le clip che faccio assieme, però per conto mio gioco veramente poco, quindi no, non ne faccio abbastanza. Guarda questo che non si vede un tubo che prendo dietro. C'aveva gli stop accesi ma non si vedevano. Un'altra renna, un capra, un capricorno, un qualcosa. Mercedes, un Allora, limite di 80. Abbiamo 9 ore e 56 per consegnare questo. Ci dava 9 ore quello lì almeno. Ci danno 10.151 euro. Buono perché i soldi stanno sempre scendendo. Adesso no, forse sono un pochino saliti. Ma comunque non fanno tempo a salire. Che a mezzogiorno se li riprendono. Questi se ne prendono a botte. Si prenderanno 15.000 euro alla botta. Com'è? Camion. Rivenditori. Che noia. Potevo farlo B direttamente. Cioè andare là e fare banca. Si prendono 8.000. 670 8.700 euro al giorno. Sono tanti. Abbiamo mezzo milione di euro di debito. Una cosa che non avevo fatto è mettere l'autista sull'altro camion. L'ho fatto. L'ho fatto. Me ne è venuto in mente dopo. Mi è venuto in mente dopo. Però l'ho fatto. Quindi adesso in due dobbiamo. Per questo ho preso questo camion bello. Perché so che avrei, sapevo che avrei dovuto usarlo per tanto tempo. Adesso con questo dobbiamo veramente fare 10.000 km, perché se no non riusciamo, no, magari 10.000, no, vedo anche l'altro che ci aiuta. Dobbiamo farne strada perché se no non riusciamo. Già queste cose qui non andrebbero fatte perché adesso io sto cercando di guadagnare soldi e adesso sto facendo invece un viaggio per conto mio, diciamo, prendo i viaggi che mi portano là, sempre che siano carichi. Aspetta, mi sto guardando un occhio, non ho visto sta cosa. Mi sto prendendo viaggi, diciamo, anche se mi pagano di meno me li faccio andare bene, invece dovrei prendere il viaggio che più mi paga ovunque vado.
Però faccio così, se no metti che sempre la stessa, capita che fai tipo 3-4 volte la stessa tratta prima o poi di cambiare, quindi è un po' noioso. Io preferisco fare anche un viaggetto così, tanti piccoli viaggetti. Sono arrivato forte, non so se l'avete notato. Io sì. Comunque siamo anche arrivati. Perché non stai in vista di sorpasso per il cane? Perché non mi tiri una marcia decente? Oh, 1000 lire, così va tanto bene. Ora puoi scalare quanto vuoi. No, quanto vuoi no, però puoi scalare, che tanto siamo arrivati. Facciamo così, va. No, aspetta, lì c'è una rotonda. Qua c'è delle macchine ferme. Scania tipi davanti, mi sembra. Adesso studieremo come infilarci là. Spero che non ci sia più quel rimorchio là, eh. Allora, fammi un attimino pensare. Giro di qua, così sono già girato giusto. Se guardo la mappa sono salito sullo scalino. Sono già girato giusto per fare la manovra in caso. Bella non è. Spero che non ci sia di traffico se di là devo fare manovra, ma da quanto mi sembra di vedere ce ne sarà per così di traffico. No, ora noi non partiamo più. Farò un po' di veloce. Sì, è vero, sì. Boh. Basta. Ho capito che sei lì dietro, non starmi a suonare. Ti vedo. Dai, ancora suona. Oh, se quello non si muove. Sì, la polizia mi fa la multa. Uno che si è incastrato di qua, uno che si è incastrato di qua, io non lo so. Cioè, facciamo un traccio di un semaforo qua. Che noia però quando si incastrano così. Va bene che sono incroci mod, che sono stretti, quello che vuoi, però è un po' noioso. Tagliavo subito di là, poi venivo, mi giravo, non è, evitavo. Non è, non evitavo, evitavo e basta. Non mi capitava nel senso. Togli le frecce, grazie. Allora. Qualcuno dietro. Ma mi va bene che c'è tutto bloccato, quindi non ci sono problemi. C'è il rimorchio, né? Figurati se me l'hanno tolto nel frattempo. Questo potrebbe essere difficile. Girane. Spero che questo pezzettino di strada non sia trafficato per il gioco. Quello cosa vuole far? Girare di qua? Aspetti. No, mi sta arrivando anche gente dietro. Ah no, mi sono un'altra marcia di spalla. Ho capito che sei lì. Tanto sei lontano, sei vero? Ho fatto anche deconcentrare. Ma gira dentro, piano piano. Non ci facciamo mettere ansia dal traffico. Ci giro così lo devo prendere più. Tanto questo qui è riuscito a venire avanti. Ora si è messo in fila qui lo schiaccio.
problema secondo me sarà riprendersi. Quello là dov'è? No, perfetto. Non si passasse un pochettino lì sopra, perché potrebbe essere il punto. Ho paura a darci troppo sterzo che poi non riesco più a riprendermi. È quello di cui ho paura. Perché sennò a sterzare in là è facile. Basta continuare ad andare indietro così e sterzare ancora così. Però ho paura che poi non riesco più a riprendermi. Così forse faccio una cosa decente. Difficile. No, addirittura il cartello con tutti i posti. Già fai a proseguire un pochino, scani. Era qua come Madrid, devo andare di muso di là. Ma no, così posso darci un pochino. Sì, voi passate intanto. No, troppo presto. Tu aspetta. No, è una cosa seria. Facciamolo passare. Devo ricominciare un pochettino. Non è che questo mi tocca qui adesso. Sto facendo manovra. Non vedete di sotto, grazie. Con la barca addirittura passa, ma qua. Ce n'è ancora. Sono venuto a fermare qui questo. Riproviamo. Ho visto il camion che mi si è fermato, ma forse sono io che ho schiacciato il freno. Mi è sembrato di averlo visto fermarsi di brusco. Però probabilmente ero io che schiacciavo il freno. Però lì ci passa. No, non ci passa. Porca miseria, se ci sto tanto adesso a fare sta manovra. Così ci passa. Non riesco a vedere se è davanti o di dietro. Sembrerebbe essere ancora che non ci passa, nel senso. No, infatti non ci può passare. Andare indietro così, se no non ce la faccio a infilarci. Allora, se riuscissi a fare il filo lì, cosa che sto facendo, e poi girare tutto così, un attimo, mi sta passando il camion davanti ancora. Ma chi è che sono? Quello là. Tu hai un premium, puoi anche star fermo. I premium non meritano di andare in giro. Ora mi infilo qua, guardo di non essere d'intralcio e vado un pochino a vedere in giro come sono messo. Ok, qua se vogliono passano, fammi vedere come sono messo. Così ci riesco 10 volte. Ok, forse si ci può riuscire, eh. Devo fare una cosa un pochino bruttina. Dove? Come messo? Aspetta, non vorrei spaccare fuori tutto. Infatti faccio così e distruggo tutto. No, ancora. Se giro di qua però è un casino. Come ci passo? Dammi sta visuale che piacere. Là, qual è? Dietro il zero di cristallo, accendi. Ok, fammi vedere ancora. Ok, non posso più andare indietro, a parte che sono lì, ma proprio per chi magari è nuovo, togliamo le frecce che mi hanno già scartavetterato
Tutto. Per chi non lo sapesse, io metto la visuale fuori. Quando metto la visuale fuori mi fermo. Non faccio le manovre con la visuale da fuori perché simulo. In realtà scendi, se fai una manovra del genere, non hai l'occhio. Scendi e vai a vedere qua quanto vorrei una frizione. E lo faccio come se io scendessi e andassi a vedere. Non so se entrare qui sarebbe stata una cosa migliore, non credo. Perché avrei avuto ancora il rimorchio di rado. Forse, forse, ma secondo me questa è stata più facile. L'oretto lì dov'è? Così piccolo. Aspetta, dove mi è andato a finire il rimorchio? Da uno specchio non si vede più, dall'altro manco. Devo finire in Africa. Che siamo in Finlandia, non che siamo in Sicilia. Devo accostarlo di più, ma lo prendo ancora. Vado indietro accostandomi e poi mi riprendo. Lo prendeva anche così. Facciamo così, almeno è più contento. Capisco, com'è che ora non me lo prendi più che ha messo dentro? Salire un po' l'aria intanto. Finalmente. No, non voglio guardare le nuove accessorie, se no ci mettono una mezz'ora a caricarli. Ora vorrei continuare ad andare su. Cosa posso prendere? Questo forse. No. Questo sarebbe Onni, ma chi lo porta sta affari qui? Dobbiamo far passare del tempo. Dobbiamo far venire domani. Perché sennò non si riesce. Cioè non ce n'è di carico. Lavoriamo autonomamente, vediamo un pochino se me lo fa modificare, mettermi quello che voglio io. No. Beh, lo sapevo che era un carico standalone. Ok, mi fermo qua, blocco il supermercato fino alle 5 di domattina. Perfetto, così abbiamo fatto anche la nostra pausa di sicuro. E vediamo se c'è qualcosina. No, qua. Tra quanto scadono i lavori? Tutti tra poco. Facciamo venire alle 10 del mattino. Ah, però mi dovrei levare dal puntino. Che io sono solo quelli che sono qua, se non mi sbaglio. Fa vedere qua, qua. Infatti ora ce n'è di più. Allora, cipolle, questo posso prenderlo? No, però mi porta là. Ah, ma perché non ce ne manco uno che voglio io? Dove devo andare? Mi dà fastidio star fermo qui e far passare i giorni perché buttiamo via soldi. Qua c'è qualcosa che poi mi porta fino su. Ah, no. Facciamo passare un altro giorno. Tanto ci voglio andare, ormai che sono arrivato qua, là in cima ci voglio andare. Facciamo venire domani alle 5. Potevo provare stasera, però oramai. Oramai ho fatto. Non posso. Carote. Ormai lo so, sono solo alcuni tipi di carico che. Facciamo venire a mezzogiorno, vediamo. Alcuni tipi di carichi solo, posso poi portarli con questo. Già hanno una combinazione che puoi portare. Latte, questo probabilmente sì, ma cosa me ne faccio di andare fin là? Cosa me ne faccio di andare fin là? Una strada che non è tanto bella, è qui, no? O è qui? Qua com'è? Dov'è?
questo affare qua. Kahandra vaca. Cosa me ne faccio di andare qua? Niente, essenzialmente niente. Poi in teoria queste stradine sono anche brutte. Vediamo se posso prenderlo. Dov'è sto carico? Alla Vabels. Guardate, siamo già sotto di... Cioè, eravamo a 40.000, siamo già a 28.000. Ora qui non ci giro. Spero che non si accodi nessuno dietro questo. Invece si è accodata sta macchina. Partono o mi conviene far manovra? Mi conviene far manovra. Ah, che noia. Come devo farla, Paolo? Sono stato fe... Violazione di tutti. Ok, perfetto. A parte che diventiamo poveri, perché adesso finiremo i soldi. No, non voglio andare più sopra. Si è buggato. In questo caso, e ora mi torna utile per me, perché devo mandare avanti tanto il tempo come scusa, diciamo. Però... Ehi. Si è bloccato il gioco. Perfetto. Finisce qui questa puntata e avrei dovuto mandare avanti il tempo fino a lunedì prossimo. Lo faremo a domani. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Dadene tutto. Ciao a tutti.